Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Di recente la regina Elisabetta II ha consegnato all'ENS, il Servizio Sanitario Nazionale, la George E. Cross, cioè la più alta onorificenza civile per tutto ciò che è stato fatto durante il Covid. In questa occasione ha lodato il servizio reso da più di 7 decenni, ma soprattutto in tempi più recenti durante l'emergenza Covid, quando l'ENS ha assistito le persone in difficoltà con coraggio, compassione e dedizione, guadagnandosi così questo ambito premio. La regina Elisabetta è di nuovo nei guai. La regina Elisabetta ha da poco festeggiato i suoi 70 anni di regno, un evento a cui hanno partecipato moltissime persone che l'hanno acclamata. Non si è trattato solo di suoi sudditi. Lei è conosciuta e stimata in tutto il mondo per la sua saggezza e resistenza. E, trascorso molto tempo dal 2 giugno 1953, data in cui è stata incoronata, un anno dopo alla salita al trono. Da allora ha affrontato con risolutezza cambiamenti storici e sociali, oltre ad aver dovuto far fronte anche ai tanti problemi causati dalla sua stessa famiglia come scandali, ultimo dei quali la grave accusa di molestie sessuali da parte di Virginia Giuffre nei confronti di Andrea di York, terzogenito della sovrana. In quel caso si è arrivati al pagamento di un indennizzo, ma il danno d'immagine è stato elevato. Ma se non è stato il figlio che dicono sia il prediletto a pugnalare Sua Maestà, chi è stato? Una lotta per la giustizia. La regina Elisabetta è nuovamente coinvolta in una situazione difficile per via del principe Harry. Il nodo del problema in questo caso è la richiesta da parte del nipote americano di una revisione della protezione finanziaria da parte del governo britannico che toccherebbe a lui e ai suoi. È risaputo infatti che il duca del Sussex e consorti hanno molto a cuore il tema della sicurezza, che però non viene più assicurata da Scotland Yard perché ormai lui non è tra i membri della corona. I Sussex in particolare si sentono minacciati da gruppi neonazisti ed estremisti che si sono fatti vivi in passato con avvertimenti. In occasione dei festeggiamenti per il giubileo hanno potuto usufruire della protezione generale data agli altri appartenenti alla famiglia reale, ma i loro movimenti sono stati comunque limitati perché hanno trascorso la maggior parte del tempo a Windsor. Dunque c'è una battaglia in corso all'alta corte di Londra. Harry e Meghan la spunteranno? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.